E salve Simbers, io sono Mary Shelley e oggi siamo tornati nell'After Cinderella. Ragazzi, novità, novità, novità. Perché, come avete visto dall'intro, la nostra Maria è passata di età ed è diventata giovane adulta e avevo proprio voglia di farla passare di età per due motivi. Perché in questa puntata voglio concentrarmi un pochettino più su di lei che non sulla nostra Cenerentola, che comunque adesso avrà più spazio in casa per magari fare un altro pargolino, cioè fa solo pargoli la nostra Cenerentola, che tenera! Volevo andare con lei al ristorante, ma magari lo faremo in un'altra puntata, perché con Maria voglio fare una cosa speciale. Intanto a lei manca un sacco la sorella Roberta, come ben sapete, e quindi volevo andare, cioè mandare lei a vivere con la sorella Roberta. Ma la cosa più importante è che lei sogna di fare la YouTuber. E visto che con Nuove Stelle c'è anche questa possibilità, e in questo gameplay facciamo le cose molto spassionatamente, lo sapete, le facciamo molto così tranquillamente, pensavo di farlo un po' con lei, cioè vederla a grandi linee un po' con lei, quindi seguiremo lei oggi, anche perché si deve trasferire, la mandiamo dalla sorella e potremmo crearle lo studio, cambiarla anche d'abito, tra l'altro, perché voglio magari metterla meglio, toglierle le treccine, perché le treccine sono più da adolescente, non lo so, e fare tutte queste cose. Quindi i genitori vengono ad abbracciarla perché adesso, anzi, dai consigli genitoriali, perché adesso lei andrà via comunque di casa. Ah, c'è Andrew, che Cenerentola scatola? che sta Non ti vedendo piace? tutte le figlie partire e andare via di casa. E anche il povero Sensi d'orecchie Adamo. che ho. Poi, tra l'altro, Adamo ha Povero. freddissimo, sono appena stati fuori casa da poco e quindi lui, poverino, ha freddissimo. Però mettiti una cosa più consona e abbraccia tua figlia, che ormai deve uscire anche lei come Roberta. E finalmente sarà felice perché sapete che sentiva tanto la mancanza della sorella. Intanto guardate i nostri piccolini qua. Guardate Mio! Karin che fa i compiti. Guardate Teseo che dolci. E invece i bebè sono qui che sviluppano le loro abilità. Amori, eccoli qua. Guardatemi. Guardate Andrew. E guardate Stefano, bellissimi, li terrò ancora per un po', bebè. Dai, ancora per un po', li vedremo così, dolcissimi. Però, oh, sta parlando col papà, però adesso lei si deve trasferire, perché è giovane adulta. E adesso appena la trasferiamo dalla sorella, la cambiamo, ci concentriamo per oggi un po' su di lei. Magari invece prossimamente andremo appunto, come vi dicevo, con Cenerentola al ristorante. La vedremo, voglio che partorisca una femminuccia, quindi faremo anche quello. Però adesso seguiamo lei. Andiamo, ragazzi, andiamo. Poi voi sapete che questa serie per me è quasi un piccolo gameplay molto spassionato, cioè creo storie, sì, però in modo molto tranquillo, un po' come nei gameplay che c'è la storia, però la creo in modo molto tranquillo, andiamo molto lisci, facciamo tutto quello che vogliamo in questi gameplay. Tutto quello che ci passa per la testa va bene, sostanzialmente, quasi tutto, insomma, quasi. Cioè, ragazzi, è andata a casa della sorella a vivere e si è messa da sola subito qui, cioè si è scelta la camera da sola. Non ci posso credere, però è da cambiare perché è un po' più da bambine, però alcune cose vanno benissimo, tipo il letto, anche l'armadio tutto sommato, cioè è un po' da bambine, ma non lo so, ci sta. Invece voglio cambiare la postazione da YouTuber, però secondo me questa potrebbe essere la camera normale, adesso che ci penso. Poi togliamo questa che è proprio da maschietti, non ci serve in questo momento, sono loro due sorelle. E qui faccio la postazione tipo da YouTuber. Ma allora, intanto c'è Roberta contentissima che è qui al computer ed è felicissima che Maria si è venuta a vivere con lei, ma invitiamo, ho invitato, vedete, Cenerentola, Adamo, un po' tutti quanti, perché così festeggiamo l'arrivo di Roberta, cioè non di Roberta, di Maria a casa con Roberta. Guardateli! Oh! Anche se lei non vede l'ora di adesso cambiarsi d'abito e crearsi lo studio da YouTuber, quindi io direi di andare subito. Intanto loro stanno qui a bersi qualcosa, a festeggiare. Magari, Robertina cara, tu riempi questo di bevande, mix limonata subito
E invece Maria lascia un attimo la festa e va verso lo specchio qua in bagno, perché si vuole cambiare d'abito. Ed eccoci qua, allora, come la vestiamo? La vestiamo un po' assieme, io direi, magari ovviamente vi taglio un po' le cose, però cercherò di non usare solo gli abiti preimpostati, anche se io ragazzi, sono sincera, li adoro tantissimo, gli abiti preimpostati. Mi piacciono, creano delle composizioni bellissime. Allora, oh, la vedo bene. No, però così no. La vedo bene così, guardatela. E magari le cambiamo capelli. Le mettiamo sempre i capelli nuovi, di nuove stelle. E allora, no, così non mi piace tanto. Secondo me lei sta bene, un po' originale, tipo un po' così, no? Ovviamente così no. No, oddio, anche se starebbe bene, assurdamente lei sta bene. Vediamo i capelli corti corti. Non fanno per lei, secondo me. Così, ni. Magari così, per adesso così. Perché così non lo so, troppo semplice. Così. Quindi alla fine in questa puntata ci divertiamo a truccare e arredare. Ci sta, visto che di solito lo faccio sempre per conto mio, direi insomma che per questa volta invece ci sta bene il fatto di truccare e arredare. Allora, io la vedo bene, lo so che vi sembra strano, però con un po' di contouring, perché sapete, a volte gli youtuber si fanno questo contouring alla faccia che a volte è veramente esagerato. Però se ci fate caso, si fanno proprio una cosa del genere, che a me non è che piace sempre tanto, dipende, dipende, però sì, però lo fanno, quindi io glielo metto, poi vedremo. E poi sulle labbra, è un trucco, un po' una roba un po' esageratina, no? Però guardate come sta bene. Magari una cosa un po' matte, un po' così scura, è pronta per i riflettori. Guardatela, ovviamente per adesso vivrà a Windburg, poi vedremo se mandarla a Nelson Valley o altro. Abiti formali, oddio, questi sono bruttini. Però ovviamente lei non è che sia ricca e famosa, cioè sì, anzi, ricca è ricca perché ha il papà che è un principe, quindi in realtà possiamo vestirla elegante quanto ci pare da un lato, però famosa non lo è, nel senso. Ok, al papà principe, ma proprio famosissima, no, soprattutto come youtuber. Magari in questo caso la pazzia ci sta, cioè con quest'abito metterle i capelli così, cioè è una pazzia, no? Però ci può stare, visto che ha quest'abito tutto elegante. Facciamo gli esagerati, con lei esageriamo, esageriamo. Oddio, è bellissima però, è bellissima. Non ho mai esagerato con queste cose, sempre molto easy io, però non lo so, adesso ho voglia di esagerare per una volta. Diciamo che lei parte con gli oggetti di famiglia e questi sono gli abiti formali, quindi ci stanno bene per tutte le occasioni formali. Potrebbe sposarsi addirittura così, è bellissima. Abiti sportivi, magari qui vado di abiti preimpostati perché ce ne sono alcuni che io adoro, tipo questi. Io li vedo troppo bene. Troppo bene, ragazzi, guardatela. Però Ci rossa, va. rossa. Abiti da notte, eccoci qui. E magari come capelli facciamo un bello sciolto. Sciolti così, dai. Sempre ordinati, tranquilli. Diciamo che potrebbe anche andare bene il suo outfit. Ma magari, ecco, stiamo sempre sul semplice, andiamo subito dai genitori però. Sì, dai. Tanto da mettere qualcosa di carino di questo tipo. E facciamo un giallo e azzurro verdino. E poi, sì, dai, e un giallo qui così. Bello, dai, ci sta. Una cosa semplice da notte però. No, vabbè, allora, da festa a me già piace così. Non penso che la cambierei. Mi piace da festa. Bella. Da bagno invece no, qualcosa di nuovo. Qualcosa di nuovo, però io personalmente il costume da bagno che ho sempre, cioè il mio preferito in assoluto è tipo questo. Ah, è bellissimo. Però tra i costumi da bagno
c'è anche questo qui, insomma, anche se in realtà è più... Cioè, io non ce la vedo entrare in acqua con questo qui. Però, in effetti, è un costume da bagno. Magari così, sta a bordo piscina e guarda un po' tutti dall'alto in basso. mi piace. Magari con delle ciabattine. Me la immagino a bordo piscina così. Allora, vediamo un attimo. Magari gli mettiamo due abiti. Uno, appunto, per stare a bordo piscina, quindi così... Magari con questo tipo di ciabattine, oppure no, io volevo proprio delle infradito. Sì, dai, teniamola così, ma no, elegantissima. Mm. E poi tranquillamente andiamo con qualcosa di pre... Mamma mia, ragazzi, che bella! Di preimpostato di questo tipo, bellissima. Ok, andiamo con gli abiti per il caldo, quindi devono essere belli, leggeri. Fresh. Ma andiamo anche sul semplice. In questo caso lei, come abiti, diciamo, leggeri, si mette... No, aspettate però. Visto che è un po' esibizionista, infatti come tratto l'ho messo egocentrica, ragazzi, dimenticavo di dirvelo, quasi quasi. Altro che, guardate qui, potremmo metterle qualcosa di carino. Tipo di bianco, wow! E poi delle scarpine, così, bellissimo. Clima freddo, ragazzi, clima freddo, facciamo qualcosa di diverso. Allora, la magliettina questa qui mi piace, sto cercando dei pantaloni adatti. Questi mi piacciono molto, magari cerco la fantasia che più si addice, o almeno che a me piace di più, e... Mi piaceva molto, vediamo un attimo, tipo queste qui coi fiorellini, mi piacciono, tipo questa, super originale, ovviamente con altre scarpe, magari anche così, con delle scarpine molto easy, guardate che bella, tutta truccata, e poi per abiti da uscita van bene questi, vediamo sempre preimpostati oppure... Tra gli abiti interi, clima freddo, ci sarebbero questi qua, anche questi stanno bene, mi piacciono come abiti interi. Sì, mi piacciono, devo dire la verità. Vediamo un po' cosa possiamo mettere, tipo di leggings, di cose. Ditemi se vi piace vedere appunto i sim mentre li creo oppure li modifico, gli faccio gli outfit, tutte queste cose qui. Ditemi se vi appassiona oppure se vi stanca, mi raccomando ragazzi, fatemi sapere. Oh, così mi piace, guardatela qua, stupenda e fantastico, abbiamo creato gli outfit e guardate qua che contouring. Quindi ricapitoliamo: abiti quotidiani, formali, wow, sportivi, da notte, da festa, da bagno 1 per stare a bordo piscina, super elegante, da bagno 2 per entrare in acqua, per il caldo, un po' esibizionista devo dire, però mi piace, e per il freddo da uscita e per il freddo da casa, stupenda, lei è bellissima così, oddio, mi piace troppo, e adesso non resta che creare lo studiolo, e poi lo proviamo, però per lo studio adesso mentre lo creo, vi velocizzo o vi taglio, vediamo una delle due, perché sinceramente abbiamo perso molto tempo nel creare un sim. Ragazzi, guardatela in game, oh, è bellissima, non ho mai messo, forse è una sim, questo contouring, mai messo. Però su di lei sta bene, mi spiace, ma resterà così. Ok, iniziamo a costruire. Forse vi taglierò, forse vi velocizzerò, vedrò in editing. Ok, ragazzi, fatto! Io direi di magari vedere tutto con gli occhi di lei, entrare un po', ma già vedete tutto perché la stanza è piccolina. Ovviamente posso sempre fare delle modifiche, ma intanto devo dire che non mi dispiace. Andiamo, speriamo che riesca a entrare in camera, per come sono un sacco di cose, eccoci qua ragazzi. Allora, oh no, questi li devo togliere, non li ho visti, sì, devo togliere un po' di vuoto mostri, non ho guardato bene le mura. Guardate lei come si vede allo specchio, esercitati nella recitazione,
E intanto ci guardiamo attorno, guardate qua, il camerino, la postazione da youtuber, adoro tantissimo, e ovviamente le luci. Ok, in stanza ho aggiunto la locandina di un film, ho tolto tutte le cose riguardanti i vuoto mostri, perché comunque non c'entravano effettivamente niente, poi qui posso mettere qualche altro quadretto, ma intanto, come vedete, la camera è fatta. Lei ha la sua postazione da trucco e ha la postazione da youtuber e dietro la postazione da youtuber ci sono le luci e però si vede, diciamo, dall'inquadratura si vedrà solo, almeno ci immaginiamo così, il suo guardaroba. Eccolo qua, guardate. E secondo me è bellissimo. Lei si esercita anche a recitare, più che altro perché deve prendere dimestichezza. E con la postazione appunto da youtuber deve essere più sciolta nel parlare, insomma, quindi la recitazione c'entra sempre, anche se non vuole diventare tipo una star. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Compra un componente aggiuntivo, pubblica aggiornamenti, registra un video, regola le luci, studia le tendenze. Allora, lei deve studiare le tendenze prima perché ovviamente per partire con questa attività deve ovviamente adattarsi alle tendenze che ci sono su YouTube. Quindi, ragazzi, sì. E solo dopo aver visto tanti video, può iniziare lei. Ovviamente in questa puntata non vedremo tantissimo, vedremo solo l'inizio. Però, magari prossimamente, se vi interessa, possiamo fare molte più cose. Maria può continuare a sviluppare l'abilità di produzione mediale usando la postazione di produzione musicale, maestria di miscelazione. Anche questa potremmo prenderla. Al momento sono in tendenza, logica, violino, consigli di bellezza, videoblog fiducioso. E gli stessi argomenti che vedi dovrebbero essere in tendenza ancora un paio di giorni. Ah, quindi sappiamo anche che cosa farle sviluppare. Pubblica aggiornamenti. Rispondi ai commenti, però lei fa, non ne ha, aspettate. Promozione al prossimo video. Registra un video, recensione sul prodotto, consigli di moda, videoblog ispirante. Vai, siccome lei è ispirata, parte con un vlog ispirante. Si vuole far conoscere, vedete che ci sta pensando e dice sì. Ecco, sta registrando. Brava che registra il vlog. Bravissima, anche perché qui ha la videocamera, vedete? La fotocamera, videocamera. E visto che è la festività del raccolto, potremmo cucinare anche un pasto grandioso. Così ci occupiamo anche un po' di loro. Però, ragazzi, questa puntata volevo farla breve breve per introdurre Maria a casa di Roberta e per farla iniziare a registrare vlog, a farle fare questa carriera. Ovviamente lei ha già tutta la strada spianata, potremmo dire, perché è fortunata, perché ha un padre ricco, altrimenti non avrebbe mai potuto permettersi tutto questo subito. Però lei è così. Guardate com'è contenta, ha un sacco da registrare. E intanto lei sta cucinando il pasto per questa festività. Ok, nome file, ha finito la nostra Maria. Videoblog ispirato, descrizione video. No, diamogli un nome vero e proprio. Il mio primo vlog. Quindi lei andrà molto sul semplice. Ovviamente all'inizio non sa cosa scrivere in descrizione e quindi metterà un titolo molto semplice. E in descrizione metterà semplicemente degli hashtag tipo vlog. Partiamo col semplice. Bravissima, adesso mi raccomando, fai andare tutto online. Bravissima, guardate che connessione veloce, tra l'altro che ha, complimenti, che connessione, bravissima. E intanto lei ha finito di cucinare. Tutti a tavola ragazzi, tutti a tavola, prendi una porzione insieme, avanti. Anche Maria deve venire giù però adesso. Basta internet, avanti, bravissima, raggiungi la sorella, tutti quanti a mangiare. Perché è il festival del raccolto. Oh, bravi, tutti riuniti. Anche se questa tavola è un po' piccolina, magari qualcuno si metterà in salotto, si metterà qui, lei mangia qui, bravissimi. L'importante è stare tutti assieme. Adesso lei però, a parte essersi cambiata, non ha detto a nessuno
di aver iniziato a fare la YouTuber perché è solo il suo primo vlog. Ditemi se volete vedere un po' come va avanti la storia di Maria e della sua, diciamo, tra virgolette, carriera, del suo hobby o come volete chiamarlo da YouTuber, perché lei spera di guadagnarci qualcosina. Quindi io direi di fermarci qua. In questa puntata ci siamo limitati a vedere lei che si cambiava outfit, arredava un po' la stanza, metteva qualche luce, e si prendeva un PC, appunto, iniziava a registrare, ma non ha detto niente a nessuno, però guardate che bella. Quindi ci fermiamo, ditemi se volete aggiornamenti, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!